quattro liste ed altrettanti candidati a sindaco si contenderanno il prossimo 21 ottobre alla guida di Palazzo Sant'Anna, il comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose ormai oltre 2 anni addietro. In campo ci saranno Forza Tropea, guidata da Nino Macri, Tropea nel cuore, con a capo Nicola Cricelli e poi ancora Giuseppe Romano che sarà alla guida della compagine Rinascita per Tropea e Massimo Landolina che guiderà la lista L'altra Tropea. I quattro candidati si sono confrontati nei giorni scorsi prendendo spunto dai rispettivi programmi nella suggestiva sede di Palazzo Santa Chiara al cospetto di giornalisti ed associazioni nel corso del dibattito organizzato da un'associazione culturale. Numerosi i temi affrontati, dalla questione ambientale al piano strutturale comunale, passando per un'economia sempre più in difficoltà e soprattutto per il settore turistico. Turismo significa anzitutto tassa di soggiorno. Ecco come i candidati a sindaco della città di Tropea intendono reimpiegarla. Allora, velocemente, tassa di soggiorno è un tema che mi sta particolarmente a cuore, tant'è che nel nostro programma c'è un intero capitolo dedicato all'argomento, un tema che abbiamo dibattuto in seno all'associazione della quale ne faccio parte. Ritengo che la tassa di soggiorno vada impiegata per le finalità per le quali è nata, è stata concepita dal governo, cioè vada reinvestita nel turismo e non per tappare buchi di bilancio. Quindi i buchi di bilancio si tappano con altre risorse, la tassa di soggiorno va utilizzata e quello che viene fatto deve essere visibile soprattutto agli operatori che fanno da sostituti d'imposta. La tassa di soggiorno deve essere impegnata per l'arredo urbano. Perché si paga la tassa di soggiorno? La tassa di soggiorno serve per i servizi. Iniziando a fare diurni, a dare servizi, iniziare a fare marciapiedi, iniziare a fare strade, iniziare a fare impianti di illuminazione. Questa è la tassa di soggiorno. Innanzitutto bisogna presentare la città in modo decente, quindi in un momento di estrema urgenza, visto che ci sono da tappare tanti buchi, da pulire la città, da presentarla in modo di diverso, bisogna come prima cosa dargli un aspetto diverso, con le cose normali e quindi rendere la città normale e quindi ben presentabile. Di concerto, dico io, con gli albergatori che per distribuire nel migliore dei modi all'inizio per l'emergenza quelli che sono i proventi della tassa di soggiorno. Successivamente deve ovviamente dare corso a quelle che sono le motivazioni, il programma dovuto per questi fondi. Ma nell'emergenza iniziale io comincerei così. La tassa di soggiorno l'abbiamo istituita noi nel 2003-2011 o 12, non ricordo, insomma, nell'ultima amministrazione. Sì, è vero, la puntualizzazione che ha fatto Nino, quell'anno abbiamo subito la spending review e Tropea allora quell'anno è stata approvata dal governo centrale di 1 milione di euro, tondo tondo. Eravamo praticamente con l'acqua alla gola, se avessimo utilizzato parte di quella tassa di soggiorno avremmo creato il default nel comune di Tropea. Per fortuna questo non è successo, ma per fortuna ancora, giusto l'altro giorno sono stato in ufficio comunale per informarmi sulla situazione finanziaria, per fortuna non corriamo questo rischio, perché le cose sono completamente modificate, grazie al cielo e grazie anche al lavoro fatto da amministratori e da funzionari negli anni passati, per cui la tassa di soggiorno può e deve essere restituita in ogni caso al turismo sotto le mille sfaccettature che non le chiedono. La tassa ammonta circa 400.000 euro, ma sono convinto che è destinata ad aumentare.